E io dico anche che non, scusate se mi metto dopo di lui, ma dico anche che non è, non prima, è dopo. Cronologicamente. Cronologicamente, Ma Spinoza? sì. Spinoza è il più potente filosofo della filosofia occidentale. Dopo i presocratici gli hanno detto cose fondamentali, insomma. Come lo giustifichi? Che cosa? La grandezza di Spinoza. In che modo come lo giustifichi? È L'uomo è una frase grande, grande. apodittica questa, è il più grande di tutti. Perché è un sistema che risponde bene da tutti i punti di vista, mentre gli altri non rispondono bene da vari punti di vista. Per esempio, se tu prendi su sette gli articoli che ho scritto su Spinoza e su Hegel, vedi la differenza. Io ce l'ho qui, fra l'altro, degli articoli. Su sette, ma si trovano in internet. Se già metta sette Spinoza oppure Io sono grato a Spinoza per una frase, quando dice: io non riesco a immaginare che Dio possa essere, che un Dio possa essere contento delle mie sofferenze. Hegel. Chi ha detto questo? Spinoza. E beh, E Dio. appunto, invece no, la religione cattolica dice: soffri che Dio ti apprezza, che Ma Dio non si occupa di noi. se... Perché non c'è, Non tanto non c'è. c'è il Dio antropomorfico Oh, in bene. cui Deus in credono, natura. appunto. Cioè, Dio è potenza, non è amore, perché l'amore è un bisogno umano, sia di dare sia di E ricevere. pensa che io avevo letto, ero sicuro che l'avesse scritto Renan, non l'ho poi più trovato, che parlava di tre santi laici. Uno era Socrate, uno Spinoza. Il terzo non E Spinoza raccontava che lui stava fuori dalla città a pensione da una signora, no? Che gli faceva da mangiare, eccetera, eccetera. E il divertimento di Spinoza, allora non c'era la televisione, non c'era Combattimento internet. dei galli. No, no, è che lui si faceva ripetere, raccontare dalla sua pensionata. La domenica, quando lei andava a messa, si faceva raccontare la predica e gli piaceva vedere in quest'animo semplice che cosa era stato riversato nel suo cuore da questo prete. Ma chi dice queste cose? Chi racconta queste cose? E mi sembra che sia Renan, ma l'ho cercato, non l'ho più trovato. Ma non risultano queste cose, Io l'ho letto, non me lo sono segnato. dai. No, ma dico, non risultano da Spinoza. Non l'hai letto in Spinoza. Sì, mi dice che qualcuno che l'ha visitato ha raccontato questo. Dice un altro di Certo. Spinoza, non lui, non No, no. Spinoza. Fa parte della biografia di Spinoza. Vabbè, ma fa parte della Ed biografia è raccontata molto dagli altri. intenerito questo, che questo filosofo così profondo, Ma così lui era molto vertiginoso, affabile, voglio e dire. che Non è che la sentiva cosa non quest'anima c'è per dire. semplice che raccontava la predica È domenicale. possibile, non vedo niente in contrario, però insomma, E lui aveva pure un così. epistolario con tutti questi grandi personaggi. È L'epistolario di Spinoza è importantissimo. importantissimo. Qual è Sì. la lettera più importante di Spinoza, secondo te? Non c'è una più importante, sono tutte importanti. Perché chiarisce tanti problemi dell'etica, insomma, che gli pongono gli altri. Io Tu l'hai tradotta l'etica anche. ho tradotto l'etica, sì. Com'è stato tradurre l'etica? È stata una cosa terapeutica. Io non ho tradotto l'etica per pubblicarla. L'ho tradotta perché io stavo male, rischiavo una malattia mentale. Spinoza mi ha aiutato. Io avevo allora delle strane visioni, come di un cavernicolo, delle visioni primitive della natura. Lavorava alla banca commerciale di Piazza della Scala. Ma
Io ho raccontato tutto questo in cortocircuiti, in un libro ho raccontato come sono entrato nella filosofia, insomma. Cioè, a un bel momento, io ho visto che le cose si allontanavano, si dividevano, si allontanavano. Avevo strani fenomeni, insomma. E Spinoza mi ha aiutato a riacchiappare tutte le cose che si allontanavano. Cioè, mi ha fornito i ponti per collegare tutte le cose. Ma io spiego questo fatto con il mio essere adenoideo, operato tardi, che mi aveva portato qualche danno, fino a rischiare una malattia mentale, perché io ho notato che nella mia vita io non cambiavo progressivamente, cambiavo a colpi, quando Scappi, eh? cioè, tendevo a non cambiare finché non era più possibile, allora avevo una botta, insomma. E quando sono venuto a Milano ho avuto la botta più forte, perché forse da anni non cambiavo, non crescevo regolarmente, diciamo, mentalmente. E quindi ho avuto questa cosa e Spinoza però mi ha Allora, natura salvato. facit saltus. Come? Natura facit saltus. E in quel caso facevo i salti, e però era dannoso per me, perché era violento poi, cioè diciamo una cosa compressa che a un bel momento scoppia. Allora È vedi come, come la filosofia perché legata le alla adenoidi realtà. portano questa specie di passività, per cui uno tende a non crescere, a non cosa. Però poiché la vita avanza comunque, dentro di te, E eccetera. poi A noi siamo me dentro, forza in questo la breve chiusura. stroma. E però era un fatto traumatico, capisci? Un medico mi ha detto che doveva andare a dormire. Dico, magari, non sono contrario. Basta che sei d'accordo. Però si vogliono pure le donne che siano Sì, ma se d'accordo. tu avessi problemi mentali, è chiaro che le donne si allontanavano. Ma per dirti quello che i Beh, medici quella a dicono a pagamento, no? volte. Sì, ma giustamente il medico gli diceva E da di avere un allora rapporto più umano. io sostengo che la filosofia deve essere terapeutica oppure non è buona. Però non solo per il portatore, ma anche per il grande individuo che è la società oppure l'umanità. Però Ma se tu deve essere terapeutica. dovessi spiegare a un giovane l'importanza di Spinoza, come la spiegheresti? Perché, per esempio, Spinoza non ha fatto l'errore di Schopenhauer, perché Schopenhauer, a forza di vedere il male, poi l'ha preso a male parola Spinoza, perché secondo lui Spinoza aveva una teoria malvagia. Semplicemente Spinoza Perché giustificava tutto, ha fatto capire che noi non siamo il centro dell'universo e subiamo le forze dell'universo, insomma. non è un impero nell'impero l'uomo, dice nell'etica. E L'uomo, se vuoi, ma impero è una parola, lui lo dice. e lo so, però impero nell'impero, impero, sai, abbiamo poco potere, poco spazio, però quel poco che abbiamo per noi è fondamentale, perché vivere in una civiltà che funziona significa vivere pacificamente, poter godere della vita, poter esplicare le potenzialità, eccetera. Invece vivere nella giungla ammazzando o essendo ammazzati non è bello, insomma. La prospettiva, diciamo, di Hobbes così è Non è brutta. una prospettiva che io, è una constatazione. No, però c'è quello di Spinoza che si oppone a Hobbes, Ma hanno ragione tutti e due, ma no, non hanno ragione, perché non possono avere ragione tutti e due. cosa vuoi? E perché no? Perché Hobbes predicava la dittatura, Spinoza predicava la Cioè, democrazia. è mirabile in Spinoza questo tentativo sovrumano, no? Di costruire un sistema, no? L'ha costruito, non E l'ha è. costruito, ma capisci? Ha avuto grande Ma questo efficacia sì, Spinoza dopo Gesù Cristo, e quello che ha fatto
la rivoluzione più importante in senso contrario a Gesù Cristo. E se ti basta questo, se ci credi. Secondo te è più importante il trattato teologico-politico o il trattato politico? Trattato teologico-politico, fondamentale. Non dico più dell'etica, ma qua per la rivoluzione, diciamo, quello lì è più importante dell'etica. Ma l'etica è una cosa per la filosofia è fondamentale. Forse andrebbero letti insieme, no? Ma certo. Certamente. C'è un testo di Spinoza che non ti convince? No, beh, ci sono degli argomenti che io critico. Cioè, l'argomento del bene e del male, per esempio. Lui dice il bene è quello che è il bene per noi e il male è quello che è il male per noi. Questo io trovo che è vero ed è importante perché elimina gli interventi dall'alto, le leggi, eccetera, eccetera, dall'alto, da fuori dell'uomo. Però lui non ha fatto la gerarchia delle utilità, perché il bene è quello che è utile a noi. Però ci sono diverse utilità che lui stesso distingue quando dice che il bene di un ubriacone non è il bene del filosofo, eccetera. Quindi doveva, nello stabilire il bene e il male, fare delle gerarchie, perché un'utilità vale in un modo, un'altra vale o meno o più o in modo diverso, insomma. E quindi il bene è l'utilità massima, perché uno può dire il bene è che io mi ubriaco e l'altro può dire il bene no, è che tu non ti ubriachi ma vivi 100 anni. Cioè, ci sono diverse utilità che contrastano tra loro. Quindi lui non ha fatto questa gerarchia e questo secondo me è grave. Da un punto di vista filosofico è un grave difetto, perché le utilità vado a pescare quale. E Cioè, l'offelimità? come, e poi, come? E l'offelimità? L'off? L'offelimità, questa parola strana che ho usato una Scusami, io paio sono sordo, di... forse. Offelimità, che è pareto. L'ho sentita, ma non ricordo più il significato. È legato all'utilità, è legato all'utilità. Ed è legato al fatto che l'utilità cambia da persona a persona. Cioè si stabilisce l'offelimità se noi distribuiamo 100 euro a ciascuno di noi e cosa compriamo con 100 euro? Sono gli ultimi 100 euro che abbiamo. Cosa compriamo con 100 euro? Io Lì ho si vede l'offelimità, scritto quello che è utile per me, quello che è una utile per me. conferenza sul bene che ho fatto anche alla morte. Il bene per me, come per altri, non sono il solo, è la realizzazione del nostro essere, delle nostre potenzialità. Per esempio, già il fatto, quindi l'esercizio dei nostri organi, compreso l'intelletto. Però, vedi, anche questo bene, se tu pensi a Beethoven che era sordo, il bene per lui era fare musica, però vedi che difficoltà. Cioè, voglio dire, il bene non vuol dire per forza divertimento, insomma, o piacere immediato, può essere anche una fatica, una cosa terribile che uno tutta la vita fatica e affronta difficoltà e martirio, come anche San Paolo, tanto per dirne una buona, che insomma ha avuto le sue cose gravissime nella sua vita, a parte che non mi piace, insomma. Però è così, se uno vuole realizzare, deve affrontare anche i grandi. Guarda Nietzsche che insomma ha vissuto veramente male, dice, perché Nietzsche era normalissimo, era bisognoso di affetto, di comprensione, di riconoscimento, Come tutti, come tutti, no, più degli altri, come tutti. perché gli altri sono più duri, lui invece no, lui è partito proprio che era normale, era perfino accondiscendente,
era proprio, aveva tutte le qualità più normali del mondo. E lui l'ha anche abbastanza detto. E infatti si è lamentato tutta la vita. In un giorno si lamentava a volte con tre o quattro amici dicendo sempre le stesse cose. E ogni giorno scriveva, anche se lui racconta di non poter leggere e scrivere, ma ogni giorno scriveva e rompeva le palle agli amici, praticamente. È un modo spaventoso. E Nietzsche Spinoza? Nietzsche è Nietzsche, voglio dire, grandissimo, ma c'aveva anche queste cose. Perché era così che lui vinceva la solitudine, insomma. Cioè reagiva alla solitudine.